aspettami, hai davanti a te una donna che sa di essere femmina. Come se fosse grandine rugiada, fosse un petalo di rosa che vola in libertà. Femmina è il secondo singolo musicale di Letizia Galesi, giovane cantautrice di Caltagirone, in arte la Naif, che lo scorso 25 novembre, in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è uscita con questo nuovo brano. La cantautrice, non ancora trentenne, da ormai 2 anni, ha intrapreso un percorso da solista e sta lavorando per il suo nuovo album dal titolo Lato C, che uscirà a dicembre. A marzo è uscito il primo singolo che si chiama Simeto, che è un onore al fiume Simeto, alla mia terra, e anche un messaggio d'amore. E qualche giorno fa è uscito il secondo singolo che si chiama Femmina. Femmina è dunque l'ultima fatica della giovane cantautrice di Caltagirone, che nel testo narra le vicende di vita quotidiana delle donne, scrivendo questo brano dopo la nascita del suo primo figlio, che si chiama Silvano. Femmina è un inno alla donna, è un mantra da ripetere tutte le volte che ce lo dimentichiamo. Io ho scritto questo brano poco dopo la nascita di mio figlio, e lì ho preso consapevolezza della forza di una donna, e non perché una donna diventa madre, quella è una scelta, è una possibilità, ma perché proprio la donna è forte e non deve mai dimenticarselo. Ogni donna ha mandato una clip che è stata montata poi insieme a tutte le altre clip, dove si rappresenta la donna non con l'occhio nero, ma sempre sorridente. Non arrendersi mai ed essere forti, questo è il messaggio che Letizia Galesi, in arte la Naif, dalle parole del suo brano, vuole trasmettere alle donne, invitandole ad essere forti e di non arrendersi mai ad ogni obiettivo inseguito nella vita. Il messaggio che do a tutte le donne è di non arrendersi mai, di essere forti e di non dimenticarlo, perché ogni donna è forte. E come dico nella canzone, la donna è l'orgoglio del mondo. Attraverso la musica, la giovane cantautrice, oltre a ritrovare se stessa e la sua identità di donna, vuole trasmettere emozioni implicite. Con la musica si possono dire tante cose. Il mio, per esempio, è quello di regalare emozioni e un sorriso a chi mi ascolta, almeno ci provo. A settembre dello scorso anno, Letizia Galesi, in arte la Naif, vince il premio come miglior testo al concorso nazionale Primo Passo per Sanremo. Lo scorso marzo esce con il suo primo lavoro da solista, il dal titolo Simeto. Simeto e Femmina sono quindi i singoli che anticipano l'uscita del suo EP Lato C, disponibile da dicembre su Spotify e su tutte le piattaforme streaming. Qui a dicembre 2020 uscirà tutto l'EP che è formato da 4 brani, e sì, appunto, sono Simeto, Femmina, Lato C, che è il nome dell'EP, e Ubriaca. Il videoclip è stato ambientato e girato con degli smartphone da donne in diverse parti d'Italia e anche del mondo, in collaborazione con la social community, oltre Radio Gela Express, Molly Narciso Beat e il servizio civile della città di Licodia Eubea. Oltre che Caltagirone, per la cui città di La Naif c'è un legame particolare, anche con la vicina Gela la cantautrice ha instaurato un dialogo con la gente di mare. Caltagirone è la mia città natale, è una città d'arte e ci sono tanti artisti, non solo musicisti ma anche pittori, anche autori, anche ceramisti. Gela è una città aperta, calorosa, e poi bellissima perché c'è anche il mare, quindi il mare trasmette sempre tanta felicità.